Hai verificato che parte? Sì, sì, è partita. Eh? Sì. Anche oggi, cari amici, abbiamo molte cose da dire e ne resterete stupefatti. Allora, intanto abbiamo... Esterrefatti. Stupefatti. Sbalorditi. Sbalorditi, manco foste Matteo Renzi, il quale però ogni tanto qualche cosa di buono la fa, tant'è vero. Ma perché è costretto, non perché intenzionalmente vuole agire in quel senso. No, vabbè, lui sicuramente non sa nemmeno cos'è il buddismo, quindi allora, in ogni caso, questa cosa la facciamo dire all'amico Lazio. Sì, è una notizia passata, diciamo, sottaciuta, perché gli organi di stampa si occupano delle cazzate più assolute, però la cosa importante è che finalmente stanno andando avanti tutti i procedimenti di riconoscimento di tutte le religioni minoritarie operative in Italia, e quindi anche Scientology, tanto per dirne una, o quelle di mitologia, diciamo, risalenti alle mitologie indiane o a religioni di riti strani, mormoni per esempio, no? E altre cose del genere. Ecco, quindi, i quacqueri, esatto, che fanno la squacquera. E quindi, c'è un iter in corso che è partito più o meno dal 2001, dopo che è stata approvata la legge del 99 del riconoscimento delle religioni diciamo minoritarie, e quindi dopo 14 anni, sì, i tempi classici, approfonditi, insomma, esami, sì, no, perché allora mi dispiace che non ho avuto tempo di esaminare il testo della legge dell'iter procedurale per ottenere il riconoscimento da parte dello Stato italiano, però diciamo è un iter non molto complicato. In pratica l'unica cosa che deve asseverare quest'iter è che queste religioni non siano conflittuali con le leggi italiane, cioè con i codici questo è molto importante italiani. Perché noi sappiamo che ogni tanto c'è qualcuno, soprattutto negli Stati Uniti, che si inventa una religione per poter fare i porcacci comodi suoi. Va bene? In Italia fortunatamente questo non c'è, lo faranno di sicuro, perché quando faranno la religione del culo, no? Perché noi abbiamo fatto la religione del cazzo. Sì, appunto, noi abbiamo la religione che poi è riconosciuta da millenni, perché è il gran dio Priapo. Quando questi signori che invece marciano vestiti da teste di cazzo o da stronzi in giro per le strade italiane, sotto gli applausi e gli occhi compiaciuti dei coglioni peggio di loro, quando ci sarà la religione del culo, e allora questi qui faranno di tutto. Ma è probabile che arrivi rapidamente, perché con quelle iniziative che hanno messo in atto nelle scuole che abbiamo denunciato domenica, probabilmente rapidamente raggiungeranno i loro obiettivi. Nel giro di una o due generazioni, per loro sono tempi brevi. Per loro sono tempi brevissimi, intanto comunque i promotori sicuramente saranno morti, ed è già qualcosa. Mentre tu parli, io da questo testo fondamentale leggerò alcune nozioni, perché sono abbastanza belle. Intanto lo facciamo vedere, che riguarda Portella della Ginestra. Ne abbiamo già parlato, abbiamo già fatto altri video, chi vuole sapere di più di questo libro, perché per il resto lo può sapere tranquillamente guardandolo in un'enciclopedia oppure su internet. Dopodiché do la parola a Orazio per un'altra questione, e poi per questa questione qui, appena ho trovato il brano, lo leggerò. Beh, io faccio vedere un documento, questo documento scritto in greco con solo due piccole frasi in inglese. Ecco, guarda un po'. Sì. Tu conosci il greco? No, sì, ma non si può leggere, è scritto in greco, eccolo qui, cari amici, è un greco maiuscolo, ma non è il greco classico che leggevamo. Oh, quindi poi qualora le parole fossero identiche, non lo sono nel significato, e quindi mi pare anche ovvio. E quindi, noi sappiamo che l'italiano è la diretta derivazione dal latino, tuttavia leggendo il latino si può leggere facilmente l'italiano, ma ci sono tante consecuziones, laddove per consecuziones si intende una logica del discorso, che molto, molto spesso sfugge
al linguaggio italiano. Sono due robe. Niente, riguardiamo la cavolo. Vediamo se c'è lo. No, no, funziona, 15 minuti. Chiudilo, chiudilo. Mettilo qui. No, allora mettiamolo qua, ecco. Qua, così. Non è detto che non cade. Non si regge. Non si regge. Proviamo a metterlo qua. No, cade di nuovo dopo. No, lo metto appoggiato, vedo, così. Ecco, così per esempio. Hai chiuso adesso, sì. No, adesso ancora gira, aspetta.